Grazie Presidente, con questa delibera andiamo a introdurre una specifica, appunto, la previsione delle tariffe per le attività extrasportive da svolgersi all'interno degli impianti sportivi comunali, che è una previsione che già è presente all'interno del regolamento che abbiamo approvato un anno e mezzo fa. E con questa specificazione, appunto, andiamo a definire in particolare quelle che sono le tariffe da applicare per una serie di attività, sia di natura sociale ma anche di natura commerciale, in quanto appunto l'obiettivo che si è data questa amministrazione fin dal primo momento è stato quello di valorizzare il patrimonio impiantistico sportivo della capitale e quindi anche le attività promozionali e di tipo commerciale sono ovviamente benvenute, a patto che si paghi una giusta tariffa. Quindi, non si sente? Quindi dicevo, siamo andati a specificare con questa delibera puntualmente il tipo di tariffe per ogni attività da applicarsi per gli impianti comunali a seconda delle tipologie di impianto. Infatti il Dipartimento Sport ha indicato degli impianti di categoria speciale, ad esempio l'impianto delle Tre Fontane oppure delle Terme di Caracalla, che per motivi di pregio o altre caratteristiche comunque sono particolari e devono avere un regime proprio. E queste attività appunto sono state illustrate ampiamente in commissione, quindi approfitto anzi per ringraziare il lavoro che è stato fatto da parte dei tecnici, che appunto hanno effettuato delle simulazioni per andare a valutare quale fosse poi l'effettivo impatto di questi coefficienti che sono stati proposti. Ringrazio quindi il direttore Ziantoni, ma anche Daniele Tigani, che è stata una risorsa importante anche per la Commissione Sport, adesso è tornato in Dipartimento. Con questo provvedimento appunto intendiamo far sì che le attività che per vari motivi fino ad oggi sono state poco presenti all'interno degli impianti sportivi, o perché in alcuni casi si svolgevano in via saltuaria, oppure proprio perché in assenza di determinate tariffe alcuni concessionari non avevano proprio l'incentivo a realizzarle, oggi finalmente sarà possibile farlo e quindi anche gli impianti pubblici avranno la possibilità di competere con le strutture private per avere attività di qualità sempre maggiore e far sì che l'azione di questa amministrazione, che è da sempre stata impostata per eliminare la nomea che avevano gli impianti pubblici per essere impianti un po' di serie B rispetto a quelli privati, non deve essere così e non sarà così. Andrei a stringere con l'illustrazione e poi vedremo più nella discussione generale altri dettagli. Grazie.